100 lire all'anno! Ecco che cosa ha il coraggio di offrire quel bifolco di un veterinario per l'affitto di Villa Igea. E pretende anche che gli si imbianchino le mura. Leggi, leggi, leggi! Quanto pagava prima? Ma neanche il becco di un quattrino. C'era stabilito lì, così, da padrone. Noi abbiamo lasciato fare per un mese, per due, ma poi abbiamo preteso qualcosa. E lui, 100 lire all'anno. Capisci? 8 lire al mese. Meglio che niente. Su, su, avanti, sotto di tocca, a lei. Già, già, dopo tutto quello che è costato, decine e decine di migliaia di lire gettate così al vento. Già, io l'ho sempre detto che era un'idea balorda. E tu invece, con la tua mania di civilizzare Valpiana, vedrai, diventerà un luogo di cura. Sorgeranno case, villini, alberghi di lusso. E quell'altro pazzo di un dottore là a darti spago. Oh, guadagneremo un sacco di soldi. I debiti abbiamo guadagnato. Ecco che cosa. I debiti e le pene. Ma del resto era denaro della mia dote. Io non lo rimpiango, dunque. Ma li rimpiango io? Che se non avessi dato retta alle tue fisime, a quest'ora avrei potuto comprare la pizzicheria di Michele, che è una miniera d'oro. Ma insomma, Annibale, io non ti chiedo che di lasciarmi in pace. Te, se ti lascio in pace, scendo in farmacia. Oggi è giorno di mercato, ci sarà molta gente. Ah, cammina. Buongiorno. Oh, va Maluccio, va. Ho capito, va Maluccio. Ma fagli l'applicazione di grasso di cavallo sulla faccia, andiamo. Sì, grazie. Buongiorno. Addio. Cammina. Ma ciao, medico. Come va la vacca? Morta. È morta? Te l'avevo detto io, tempo sprecato a curarla. Ah, eccolo qui. Sì, sì. Sempre gonfio. Qui bisogna tagliare. Partono all'infermeria. Va bene. Signor veterinario, guardate. Adesso non ho tempo. All'infermeria, all'infermeria. Attenditemi là, torno subito, detto, andiamo. C'è la moglie di Bastiano che ti cercava. Ma sì, lo so, ci sono stato. Cosa aveva? Niente, la solita indigestione. Ti pare che qualcuno possa ammalarsi qui? Ma neanche per sogno. Le bestie si ammalano. La gente qui crepa di salute. Oh, bravo. Tu sei quello dell'unghia incarnata. Sì, signore. Sì, vai là, fatti sbacciare, ora vengo. Il veterinario si ammazza dal lavoro. E io, un'unghia incarnata. Cosa vuoi farci? Qui c'è l'aria buona. Sì, Annibale, lo capisco, ma tu dappertutto qualcosa capita sempre, un'influenza, una bronchite, una polmonite, qualche cosa, ma che niente. Poi, io vorrei sapere che cosa mi ci tengono a fare. Mai un malato, nessuno crepa. Sto a rubare la stipendia. Avevo una casetta dove l'amor fioriva con le viole. Io sorridevo al sole, tu sorridevi a me, quanto più di bufera me l'ha portato via. E da quel giorno che fuggiste pure tu, perfino donna amata mi ha ritrovato la gioventù. Lasciatemi cantare, pur se cantando tremo di melodia, per il tuo cuore ti fai dimenticare di credere all'amore e alla follia. Ti sorrido ancora, che mi fiora ancora la vecchia via, dove la mamma mia, dai sola mi può amare, poi lasciatemi, lasciatemi cantare. E se ce n'è qualcuna di lei non ti fidare, lasciatemi cantar, cantare.
ci sono due strade, quale vogliamo prendere? Decidete voi, Clara, a destra o a sinistra, Valpiana o Santa Mura? Io direi Valpiana. Oh, beh, indifferente, io proporrei di andare avanti così alla cieca, è più divertente, no? Ah, giusto, giusto. Chiudere gli occhi e via! Mia moglie è pazza, ma che chiudere gli occhi? Aperti, aperti gli occhi! Allora, Carlo, decidete voi, quale paese preferite, Santa Mura o Valpiana? Quale preferisco? Questo quello per me pari solo, ma con altri intorno, intorno mi vedo. Come carino. A me piacerebbe vivere in un paese come questo. Ah, io non ci sarei neanche dipinto. Che sentite? Cosa c'è? Ma la vostra canzone. Ma sì, è la tua voce. Parrebbe. Ma come non la riconoscete? È un vostro disco. Mi pare che il suono venga di là. Da quelle finestre. Ma sì, da quelle finestre. Non pronunciare un nome. Lo scorderemo insieme. Come la rondine. Vai, 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 vai. Ma no, non è niente, è una graffiatura. Tu piuttosto. Io? Niente, visitatore, niente. Mi dispiace, è stata tutta colpa mia. Ma no, la colpa è stata di quel grammofono che ci ha distratti. Io ricominciamo con questi dischi dalla manovra. Senti, un altro disco tuo. Pietro, ma dire a mia moglie che venga giù anche lei, che qui ci sono dei feriti. Tutto il giorno questo strazio, dalla mattina alla sera. Io non so che gusto ci provi a sentir cantare questi cani arrabbiati. Cani arrabbiati? Ma questo è Carlo Tanti, il celebre tenore. Ma sì, sarà un celebre tenore quanto volete, ma per conto mio se sta zitto mi fa un gran piacere. Signora! Cosa vuoi? Dice il signor Annibale che smettiate di far suonare il grammofono. Ci sono dei feriti. Dei feriti? Sì, una signora e tre signori. Sono giù in farmacia a farsi curare. Anzi, dice il signor Annibale, che scendiate a darvi una mano. Subito, subito.
bella donnina. Oh, brava, aiutaci. Occupati dei signori che qui ci penso io. Siete ferito? Io no, è lui che si è fatto un taglio sulla fronte. Deve essere stata una scheggia di vetro, ma niente di grave. Vediamo, vediamo. Oh, non è nulla, non è che una leggera ferita che non interessa i tessuti muscolari. Se mettete, bisogna lavare un poco perché mi pare che ci sia un po' di polvere. Siete dottoressa? Oh no, non c'è bisogno di essere dottoressa per così poco. Ho fatto un corso di infermiera, ecco tutto. Ecco, adesso bisognerà fasciare. Ma è proprio necessario? È più prudente. Non è vero, dottore, che è più prudente? Ma no, basta un cerotto. Ecco fatto. Grazie. E tu come stai? Ma bene, pare. Che pare? Non si è fatto niente, neanche una scalfitura. Un po' di spavento ha preso. E anche voi, Non vi sia arrivato nulla? Io nulla, è stato un vero miracolo. Da, lo dico anch'io. 5 polli mi hanno ammazzato, capite? 5! E si cascavano nel porcile! Anche il maiale mi ammazzava! Oh, che bello! Ma si soccorrono tanto! Ce ne va aspettarsi qualche morto, o perlomeno, non saprei, una rottura di una gamba, un braccio spezzato. Niente, niente, neanche una piccola commozione cerebrale, Ma è una vera iella! Iella? No, volevo dire, una vera fortuna! Ma non c'è da meravigliarsi, sapete? Perché è l'area del paese. Vedete, qui se uno si butta dal campanile, no? Poff! Poi si rialza e va via, tranquillo, e tu lì a mangiare un'insalatina. Assaggiatelo! Questo è un elisir alla china di mia fabbricazione. Tonifica, ringiovanisce, fa passare l'inappetenza, fa passare l'insonnia. È stato premiato con medaglia al concorso enologico provinciale. Vedete, vedete, coraggio. Veramente squisito. Ne volete ancora? No, basta, grazie. Congratulatevi col dottore. La ricetta è sua. Bravo, dottore. Ne vendete molto? Ma a chi volete venderlo? Qui preferisco il vino. Tutti, Neanche a regalarglielo lo vogliono. È inutile, cari signori. Questo paese è una tomba. Si studia, si fatica, si buttano via un monte di quattrini, tutto tempo sprecato. Ne abbiamo avute delle idee qui col dottore. Idee magnifiche, grandiose. Figuratevi che abbiamo perfino costruito una casa di cura. Una casa di cura? Bacco! Sicuro? E questo, questo è un prodotto meraviglioso. Mi costa 2 anni di lavoro. E che cos'è? La macrolina fa calare 5 chili al mese. Ne abbiamo fatte 300 bottiglie. Vendute neanche una. È possibile. Ma si capisce, signora mia? Qui in questo paese tutti magri, allampanati, avrebbero bisogno, sì, ma della cura per ingrassare. È inutile. Per le medicine ci vogliono i malati. E qui manca la materia prima. Mancano i malati. Scusate, dottore, ma perché non la sperimentate voi? Io? Già. Oh. Poi comincio a dimagrire. Mi tocca rifarmi tutti i vestiti. Scusate, signora, eravate voi che suonavate il grammofono? Sì, è l'unico passatempo che abbiamo in questo paese. Ho sentito che avete suonato 2 pezzi del tenore Tanti. Sì, infatti ho tutti i suoi dischi. Vi piace? Sì, ha una voce discreta. Abbiamo rialzato la macchina. È molto danneggiata. No, qualche ammaccatura. E qui? Allora possiamo riprendere la nostra gita. Speriamo che non ci siano guasti al motore. Bravo, Marcello. Prova tu a metterlo in marcia. Vai tranquillo, ci penso io. Oh, pare che il motore funzioni. Ma già, non ha mai funzionato così regolarmente. Sembra che il capitombo lo gli abbia fatto bene. Oh, lo dite in un certo modo. Si direbbe che quasi vi dispiace. Infatti, se la macchina avesse un piccolo guasto, ne sarei quasi contento. Perché? Perché dovremmo fermarci ancora, per le riparazioni. Mi piace molto questo paese. Oh, può sembrare bello per voi che ci passate 5 minuti. Ma per chi deve viverci sempre? Carlo! Siamo pronti! Possiamo partire! E allora, signora? Buon viaggio. Grazie. Ai! Ai! Cosa c'è? Un dolore! Ma un dolore! Un dolore di ginocchio! Ai! 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 Dottore! Dottore! Ai! Cosa c'è? Oh, dottore! Ho sentito una fitta terribile. No. Non posso più muovere la gamba. Allora, sul divano. Piano. 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 Cosa è successo?
Ha inciampato? No, non stava benissimo. Ad un tratto ha gettato un grido. Ai! Carlo, cosa è successo? Mio marito, che ha studiato a Roma e che è un uomo moderno, lo dice sempre. Se non proibiscono le automobili, sono guai. Fa male qui? Ah, sì. Qui? Sì. Qui? Sì. Fa male dappertutto. Non capisco. Ci deve essere uno strappo muscolare o un male interno nell'osso. Ma se stava tanto bene, adesso non possiamo più partire. Partire? Ma voi scherzerete? Non vedete come soffre? Qui ci vuole il riposo assoluto. Partite voi, partite. Ah, noi non lo lasciamo, vero? Ma dottore, sarà una cosa lunga? Non lo so, bisogna vedere a che cosa ha prodotto il dolore, poi penseremo a curarlo. Intanto io consiglierei di metterlo a letto. A letto? E per forza, non potete mica restare in farmacia. Ma c'è un albergo in paese. Albergo? Ma che albergo? C'è posto in casa nostra. Ma io non vorrei disturbare. Niente disturbo, per carità. Abbiamo tante camere. Vai, vai, fa preparare la stanza della zia Giuseppina, vai. Va bene. Oh, qui ci vuole del ghiaccio, Molto ghiaccio. Ci penso io. Ne preparo subito un paio di borse, ecco. Intanto io faccio un salto a casa a pigiare le stecche, perché bisogna immobilizzare la gamba, eh. Il polso è ottimo. Mi raccomando, non vi muovete. Corro subito. Oh, povero Carlo, ma che sfortuna. Ti fa molto male. Ma che male, sto benissimo. Come? Che significa questa storia? Significa che io voglio restare qui e voglio restare solo. Perciò mi farete il favore di andarvene via subito. Andarcene? Sì, prendete la mia macchina, prendete quello che volete. Basta che ve ne andiate al più presto. Pregati, marmotta! Tartaruga, andiamo! Ma allora, non è vero che ti fa male la gamba? Ma no, non hai ancora capito. Io, ma scusa, per restare qui. Ma perché? Ti piace tanto questo paese? Ma no, non è il paese che gli piace, è la moglie del farmacista. L'ho detto io. E adesso cosa conti di fare? Niente. Mi sorride l'idea di passare qualche giorno qui nella stanza della zia Giuseppina. Caterina? Caterina? Caterina, vai a prendere la coperta damascata e le due poltrone dorate. Sì. E tu cambia le tendine, va bene. Porta quelle ricamate, ma tutto presto, mi raccomando. E il tappeto? Bisogna andare a prendere il tappeto. Ricordati che sabato tu hai la prima della tosca. Ma non ci pensare, sabato sarò perfettamente guarito. Se fossi in te non mi fiderei. Perché? Ma non l'hai visto il dottore mentre ti visitava? Aveva gli occhi che gli sfavillavano dalla gioia. Stai attento, quello è capace di amputarti la gamba. Eccomi qua. Queste sono le stecche. E le bende speciali. Le forme. Dove ho messo le forme? Beh, fratello, non si sa mai, forse è necessario fare una bella ingessatura. Arrivale! Il ghiaccio è pronto? Pronti! Ma, dico, sarà meglio applicarle quando è a letto, no? Benissimo! Allora possiamo trasportarlo? Sì, sì. Ecco, tu. Ma mi raccomando, niente scosse, eh? Ecco, voi lo prendete di qua, e tu di là. Permettete. Oh, prego. Nella stessa posizione? Sì, sì. Sollevatelo delicatamente insieme, mi raccomando. Sì, sì. Dunque, siete pronti? Pronti, sì. Su! No! Giù! Che c'è? Mi è venuta un'idea magnifica. Cosa? Trasportiamolo a Villa Igea. A Villa Igea? E perché no? Ma, scusate, dottore, forse sarebbe meglio qui, no? Ma che meglio! Che meglio! Là abbiamo il gabinetto radiologico, il gabinetto chirurgico, la sala operatoria. Assicuro! Certamente! Portiamola a Villigea! Ma no, dottore, non è il caso di esagerare, è una semplice storta! No, qualunque cosa sia, dovete curarmi! Potrebbero sopraggiungere delle complicazioni gravissime! Ma no, il dolore mi è quasi completamente passato! Vedete, muovo già la gamba! Ma sono illusioni! Con questi mali non c'è mica da scherzare! No! A Villigea possiamo farvi i massaggi elettrici, la radiografia, la diatermia! Ma a Villigea c'è il veterinario, c'è l'infermeria degli animali! Si butta fuori tutto, si butta fuori il veterinario, si buttano fuori gli animali, tutto si butta fuori. Villegea non è mica fatta per le vacche. Beh, ma insomma, io come sanitario esigo che l'ammalato sia trasportato a Villegea. Oh, così starete benissimo. Ma come? Devo rimanere con questa gamba tirata. Ma per forza, caro, immobilità ci vuole. Immobilità. E domani faremo la radiografia. Scusate, dottore, credo che voi stiate esagerando. Per un doloretto alla gamba. Si comincia sempre con i doloretti e si finisce con le stampelle. Oh, ecco qua il diagramma per segnare le variazioni della febbre. Non ce l'ho la febbre. Ma verrà, caro, verrà certamente. Oh, ecco qua. Filo. Qui c'è tutto. Balsamo di atrofano, acqua vegeto minerale, seme di vino, cotone idrofilo, la siringa per le iniezionelle e queste sono le fialette di atrofanina. Ma come? Tutta quella roba è per me. Ma si capisce, speriamo che basti. Ma andiamo, mettete il termometro. Ce l'ho già. Beh, elevatelo allora. Ma io ti dico. Ha febbre? Ma 36,5. Ah, ma non significa nulla. È un buon segno, eh? Ma non c'è da fidarsi. E guarda,
che il veterinario non se ne vuole andare. Non se ne vuole andare? Adesso vado io lo scaramento fuori, lui e tutte le sue bestiacce. Vedrai, ora mi sento. Molto bene. Scommetto che si sarà già pentito della sua trovata. Ma a me non fa pena a lui, fa pena a lei. Ma perché? Perché per lui può essere uno scherzo, ma per lei invece un dramma. Non ti eccitare, sta calma. Certo, se potessi immaginare che Carlo è il celebre tenore. È strano che nessuno se ne sia accorto. Le sue fotografie appaiono su tutti i giornali. Io posso. Che cosa? Calma, calma. Dunque è stabilito. Le due stanze a destra del terreno restano a disposizione del signor veterinario. Il resto a disposizione del signor dottore come casa di cura. Ma è un'indecenza! Io protesterò presso la direzione generale di sanità. Sicuro, protesteremo! Io protesterò presso l'ispettorato tecnico provinciale! Ma allora, ma ricominciamo! Circolate, circolate. Non circolate. Indietro voi, circolate! Ma... circolate! Ma... Avanti. Nel fare un movimento mi si è sfilata la gamba dalla parete. Volete che chiami il dottore per farvela rimettere a posto? No, no, non c'è bisogno. Preferisco restare così. Vi fa ancora molto male? Non sento quasi più nulla. Fra un paio di giorni sarò completamente guarito. Ah, non vorrei spaventarvi, ma il medico ha detto che se tutto va bene ne avrete ancora per 4 o 5 settimane. Che roba è questa? È la mia radiogrammofono. L'ho fatta portare qui perché vi distraiate un poco. Oh, grazie, siete molto gentile. Su, via, mettetela qua vicino al letto. Ci deve essere una presa nel muro. Da questa parte. Tu vai pure. Vi ho portato anche qualche rivista. Io non so come ringraziarvi. Purtroppo qui arriva poca roba. Ho incaricato il fattorino della dirigenza di comprare degli altri giornali a Santa Mura. Mi dispiace che voi vi siate privata per me del radiogrammofono. Oh, non importa. Vuol dire che verrò qualche volta a sentirlo qui da voi. Oh, brava, questa è una buona idea. Purché il dottore non abbia nulla in contrario. Ma che mi lasci in pace il dottore e anche vostro marito. Non ho nulla da fare. Adesso vogliono rimettere in funzione la casa di cura. Stanno pulendo, disinfettando, lustrando. Ma io non capisco tutta questa trasformazione. Che bisogno c'è? E il dottore dice che i malati sono come le ciliegie. Che uno tira l'altro. E la ciliegia sarei io. Adesso, per esempio, stanno arrabattandosi per rimettere in funzione l'apparecchio radioscopico. Vogliono guardarvi dentro. Dentro dove? Dentro la gamba. Ah, già. Annibale, mi raccomando, non facciamo confusioni. Queste viti dove erano? Ma che ne so io? Le hai tolte tu? Sì. Ma andiamo piano, guarda, per carità. Perché se si perde un pezzo, non riusciamo più a montarlo. Questo dove va? Ma scusa, sei pratico di questi apparecchi? Che domande stupide, ci sono pratico, ma andiamo, eh. In mezz'ora io te lo faccio funzionare alla perfezione. Oh, guarda, ecco, questo va bene. Ecco, oh, quello sopra, vabbè. Questo? Cos'è? Ma che ne so io? Ah! No. Mettiamolo da parte questo. Forse è in più. Madame Butterfly? La fanciulla dell'Ouest? E la Bohème? Ma tutti questi dischi sono cantati dal tenore Carlo Tanzi. Sì, è il mio tenore prediletto. Se lo sapesse ne sarebbe molto lusingato. Oh, cosa volete che gliene importi dell'ammirazione di una provinciale? Quale volete che vi suoni? Nessuno. Come nessuno? Non mi piace la musica? Mi piace moltissimo, ma mi piace parlare con voi. Ah. Che ore sono? Le 4:05. Alle 4 c'è un concerto trasmesso da Roma. Guardate, lo dice anche qui, nel Radio Corriere, giovedì ore 16, concerto vocale con la partecipazione del tenore Carlo Tanzi. Giovedì? Ma oggi è giovedì? Eh già. E ora come si fa? Come si fa? Ma è semplicissimo, si apre la radio e si sente il concerto. E se il cantante non c'è? E perché non dovrebbe esserci? Sapete, è capitato altre volte. Si annuncia un concerto e all'ultimo momento il cantante non c'è. Ma signora, vi prego, lasciate stare la radio. Ci tenete tanto a sentire questo tenore? Se ci tengo. Sono 3 giorni che non aspetto altro. Ecco. Ecco la stazione di Roma. Ecco, fra poco dovrete cominciare. Sentirete che voce.
Chissà che cosa canterà, qualche pezzo d'opera forse. Ma, forse? Signora, dice il signor Annibale che è andato un momento giù. Ah, no, adesso non posso. Che cosa vuole? Ha bisogno che gli date una mano per montare un certo apparecchio. Dice il dottore che voi lo conoscete. Ci verrò dopo, che adesso mi lasciano in pace. Luisa! Luisa! Santa pazienza. Andate, signora, andate. Del resto, la radio si sente meglio da lontano. Fa bene. Si direbbe proprio che lo facciano apposta. Io non ci capisco più un accidente. Ma che bisogno c'era di mettere tutti questi congegni? Ma speriamo che Luisa ci si raccapezzi. È stata lei che ci ha aiutato a montarlo quando è arrivata, no? Ma che cosa c'è, mio Dio? Ma che cosa c'è? Brava, finalmente. Guarda tu se ci capisci qualche cosa in questo pasticcio qua. Radio Roma, Napoli, Bologna, Bolzano e stazione Donde Corte 2RO. Il concerto con l'intervento. Ma qui va tutto benissimo. Già. Beh, io non so cosa darei per sapere dove va questo. Tipo, sai, sua moglie. Appena trasmette la radio, tutti zitti. Già, come se una casa di cura fosse diventata una sala da concerti. Hola, il concerto è finito. Ma perché avete spento? Perché ve l'ho detto, il concerto è terminato. Ma non è possibile che trasmettano un pezzo solo. Mi assicuro, è terminato. Radio Roma, Napoli, Bologna, Bolzano e stazione Donde Corte 2RO. Sentite, non è ancora finita. Abbiamo trasmesso la fuga in la minore di Bach in sostituzione del concerto del tenore Carlo Tanti, sospeso per lieve indisposizione del grande artista. Ma come? Ella mi creda, libero e lontano. Voi? Sì, io. Perché non avete detto prima che siete voi, Carlo Tanti? Perché mi piaceva sentirvi parlare di me. Oh, chissà quante sciocchezze avrò detto. Ah no, avete detto delle cose bellissime. Ma vi prego, non dite niente a nessuno. Questo deve essere un segreto fra me e voi. Avete tanta paura a far sapere chi siete? Non è paura, signora. È prudenza. Purtroppo la notorietà porta con sé tanti fastidi. Se sapeste quante noie mi sono capitate. Figuratevi che una volta sono stato sorteggiato in una lotteria. In una lotteria? E sono stato vinto da un capostazione. Sì, guarda. Carlo Tanzi. E chi è Carlo Tanzi? La più recente fotografia del celebre tenore, Carlo Tanzi. Ma è lui, il nostro amato. Benone, e non ci mancava del tempo. Così che adesso, oltre al gramofono, avremo anche il tenore che canta. Ma non capisci che è una fortuna enorme? No, Carlo Tanzi curato a mille idee. Ne parleranno tutti i giornali. Gli ammalati affluiranno qui a centinaia. Ma che dico, a migliaia. A migliaia? Sì. Ma non ti preoccupare di questo, vuol dire che amplieremo mille idee. Faremo di Valdiana tutto l'ospedale. Ma sì.
Zitti, mi raccomando, perché se lo sanno a tutta cura, sono capaci di portarselo via. Figurati, ci danno già tante aree per aver operato l'appendicite, il cugino del prefetto. Adesso potete capire perché desidero mantenere l'incognito. Capisco, capisco. State sicuro che nessuno saprà chi siete. Oh, illustre maestro, noi siamo fieri, siamo orgogliosi. È veramente per noi un grande onore. Sì, sì, permetteteci di esternarvi tutta la nostra emozione, il nostro orgoglio. Ma che cosa è successo? Che cosa c'è? Ma guarda, guarda che abbiamo l'onore di ospitare di Regea. Guardate. Ma questo non sono mica io. Come no? Se c'è la vostra fotografia. Illustre maestro, noi rispetteremo il vostro incognito se lo desiderate. Ma permetteteci... Vi ripeto che questo non sono ma io. Ma come non siete come voi? Siete voi? Questo è mio fratello. Vostro fratello? Sì. È un equivoco che capita spesso. Ci assomigliamo moltissimo, siamo gemelli. Il tenore celebre, Carlo Tanzi, è mio fratello. Io invece faccio il medico. Il medico davvero? Caro collega! Sì, ma non esercito. Non importa! Noi siamo ugualmente felici di ospitare anche voi. E speriamo che una volta o l'altra anche vostro fratello... rompa una gamba valpiana? Sicuro? No, per carità, andiamo. Volevo dire, ci faccia l'onore di una visita. Avanti, signorina. Telegramma urgente. Anzi, urgentissimo. Lampo. Con risposta pagata. Carlo Tanzi, Valpiana. Difidoti. Tornare immediatamente. Minacciati rottura contratto. No, questo lo cancellate, tanto a lui non gli importa niente. Rendoti responsabile. Gravissimi danni morali e finanziari. Ecco, nient'altro, andate pure, mi raccomando Lampo, svetta signorina, svetta. Ciao Paolino, come va? Notizie di Carlo? Nessuna notizia, capisci? Siamo alla vigilia della rappresentazione e di lui non sappiamo ancora niente. Ma non ti preoccupare, lo sai che Carlo non manca mai i suoi impegni. Per me ti telefono la salta un secondo. Ma come non manca mai i suoi impegni? L'altro giorno doveva cantare alla radio e non si è presentato. Se domani non viene a teatro, me lo dici cosa gli racconto io al pubblico? Pronto? Pronto? La sarta, la sarta. Ma come, vi siete già alzato? Sì, devo partire. Domani sera c'è la prima rappresentazione della Tosca al Teatro Reale. E così la mia breve parentesi si chiude. Brutto mestiere, sapete, quello del cantante. Al Teatro Reale dell'Opera domani sera c'è la Tosca. Mi ascolterete alla radio, no? Ah, sì, sì, certo. Se vi degnate di servirmi, signor farmacista, vorrei mezzo chilo di solfato di sodo. Mezzo chilo? Sì, mezzo chilo. I miei malati si contentano di medicine ordinarie di poco prezzo. Non sono malati di lusso. Spero che ascoltandomi penserete un poco a me. Portatemi via con voi. Cosa dite? Vorrei tanto essere a teatro anch'io domani sera. Ma... io non ne posso più di questa vita. Sentite, io ci soffoco. Facciamo una cosa. Non diciamo nulla a nessuno. Partiamo subito. E dopo ritornerò. Ma no, è una pazzia. Ebbene, anche se è una pazzia, voglio commetterla. Potrò almeno avere un giorno di sole in questa mia vita grigia. Il ricordo di questo giorno mi darà la forza di sopportare. Ma vi prego, signora, ragionate. Ma no, non voglio ragionare. Se perdo questo minuto di coraggio, è finita. Ditemi che mi aiuterete, che mi condurrete a teatro domani sera. Non mi dite di no. Ma voi non pensate alle conseguenze? Ma io non ci penso, non ci voglio pensare. Del resto accada quello che deve accadere. Ma il vostro nome, la vostra reputazione... Non mi importa. È un piccolo paese pettegolo, si verrà subito a sapere. Non mi importa. Ma vostro marito che cosa penserà di voi? Non mi importa, vi dico. Dopotutto io non voglio fare nulla di male. Non chiedo che di vivere un giorno solamente. Se non vorrà perdonarmi, pazienza. Ma no, non è possibile. Non volete aiutarmi? Non posso e non voglio. Rifiutate? Sì, rifiuto. Devo rifiutare. Va bene, scusate. Ecco, volete altro? No, grazie. A proposito. Come sta il vostro malato? Bene, bene, sta bene. Ah, sta bene? Sì. E allora perché lo tenete a letto? No, volevo dire sta male. Ah, sta male. Non me ne meraviglio. Scommetto che quello, cioè, non guarisce più. Perché? Innanzitutto perché è curato dal dottore. E poi perché chi sta bene non si muove. Ma cosa volete dire? Che quando si è curati da una bella infermiera passa la voglia di guarire. Come? Sì, non sapevo che vostra moglie fosse così abile per assistere i malati. Mi congratulo, signor farmacista. Mi congratulo con voi e con lei. I miei rispetti, illustre dottore, i miei rispetti. Buongiorno, buongiorno. Ignorante villano. Fa l'ironico, ma crepa di dire, signore. Se... beh, che è successo? Niente. Non mi è successo niente. Ma già che ci siamo è meglio parlare chiaro, eh? Io di questa storia... comincio ad averne abbastanza. Cosa vuoi dire? Sì, voglio dire che sarebbe ora che il tuo malato guarisse e si togliesse dai piedi. Ma che dici? Ma sei impazzito? No, no, io ragiono benissimo. Ed è appunto perché ragiono che dico che è ora di finirla. Ma se quello sta meglio di me e di te, stupido!
E tu invece, medicine, massaggi, diatermia, scossa elettrica. Ma come? Ma abbiamo finalmente un malato! E tu puoi mandarlo via? Sì? Sei guarito, è inutile che rimanga qui. Da che c'è lui, non si combina più nulla. Oh. Io non vengo più in farmacia. Mia moglie sta sempre lì, accanto al suo letto ad assistere. Ah, tua moglie è una santa! Ha dato una prova di abnegazione e di spirito di sacrificio. Ma che sacrificio, ma che abnegazione! Come se fosse un moribondo. Mia moglie dovrebbe farsene a casa sua. Ecco cosa dovrebbe fare. Altro che fare la samaritana. D'ora in avanti la samaritana la faccio io. Senti, ma questi sono sentimentalismi fuori di luogo. E tu non hai il diritto di sospettare... No, io non sospetto. Non sospetto di niente. Ecco. Ma ne ho piene le tasche. Sì, piene le tasche. E adesso sai cosa faccio? Vado a dire quattro paroline a lei. No. E se è necessario le dico anche a lui. Tu vedrai. Quando mi compri la... No! Arriva la svetta! Ma insomma, si può sapere cosa mi prende? Fino a stamani eri così contento. E adesso non lo sono più. Adesso gli vado a dire che sei guarito, ce ne può pure... Ma come? Siete già alzato? Sì, sono completamente guarito. Parto adesso. Oh, finalmente. Sono proprio contento. Ma che contento? Questa è la pazzia, lo capisci? Io non posso assolutamente permetterlo. Ma perché? Ma se sta bene, sei guarito, ma che c'entri tu? State tranquillo, non mi accadrà nulla. Piuttosto vorrei pregarvi di accettare questo poco denaro. Non come ricompensa, ma come prova della mia gratitudine. Come collega non potrei accettare, ecco. Posso salutare la signora? Dai. Ma la signora non... Ma andiamo, Annibale. Parte. Su, andiamo, va a chiamare. Vabbè. Oh, brava, ti cercavo. Lo sai che il signor Tanzi parte? Lo so. Ah, però partire è una pazzia. Signora, diteglielo voi che è una pazzia. Oh, il signor Tanzi è un uomo molto prudente. Se ha deciso di fare così avrà le sue buone ragioni. Bisogna essere prudenti, specialmente quando il pericolo può colpire gli altri. Ma parla di me. Vi ringrazio di nuovo per la vostra preziosa assistenza. Oh, era nostro dovere. Se permettete dirò a mio fratello di mandarvi una fotografia con dedica. Grazie, ho una zia che fa collezione di autografi. Va bene, e ve la manderò per la zia. Annibale, vai a prendere la valigia del signore, vai. Sì, vado. Ma si può essere più pazzi di così? Non rispondere nemmeno un telegramma rampo, quell'uomo vuol rovinarmi. Ma Paolo, sei catastrofico. Sì. Scommetto che tornerà questa sera. Speriamo. Vedrai. Ridendo l'ultima tua
tristezza, quanta malinconia. Pure ogni strada se la contrada sembra più triste perché. Chitarra mia, forte Maria, piange stanotte con me. Dentro le mie chiaro, sempre l'amabile veggiarlo viso, il bianco e il viso, e nel sognero, la donna e notti, ma giuma il vento, muta le te. Scioccamente come era cominciata. Avreste dovuto vedere che rancore c'era nel suo sguardo quando mi ha salutato. E invece avrebbe dovuto esservi grato. Le avete impedito di commettere una pazzia. Credete che sia opera saggia impedire le pazzie? Non lo so. Comunque avete agito da galantuomo. Da galantuomo o da imbecille? Non bisogna mai pentirsi di essere stato un galantuomo. Ma un imbecille, sì. Povera donna. Mi aveva chiesto un giorno di sole. Gliel'ho rifiutato. Chissà quante lacrime le sarebbe costato quello che voi chiamate un giorno di sole. Il tenore Carlo Tanzi. Chi deve annunziare, per favore? Non importa, non mi conosce. Ditegli che c'è una signora che desidera parlargli. Ma veramente non so se devo... Diteglielo, prego. Se volete accomodarvi. Due giorni. Tornerò fra due giorni, hai capito? Come se fosse la cosa più semplice del mondo. Una moglie pianta la casa, parte e ti annuncia candidamente, torno fra due giorni. Voi? Sì, scusate se vi ho fatto dire che non mi conoscete, ma avevo paura che non voleste ricevermi. Che non volessi ricevervi? Ma come potete pensare una cosa simile? Chissà, voi siete un uomo molto prudente. Ma non abbiate paura, voi non avrete nessuna responsabilità. Io non sono scappata con voi, sono scappata da sola. Scappata? Oh sì, nulla di tragico. Sono venuta via così, senza dire nulla a nessuno. Ho lasciato due righe a mio marito dicendo che non mi cerchi e che sarai tornata fra due giorni. Ma perché avete fatto questo? Ve l'ho detto, la mia giornata di sole. Ma adesso basta con le domande, basta con i rimproveri. Ho solamente poche ore, non me le farete sciupare così. Ebbene, ditemi. Come volete impiegare questa giornata di sole? Ah, come vorrei impiegarla, non lo so. Vorrei fare tante cose. Vorrei vivere tutta una vita in queste poche ore. Intanto, voglio venire a teatro questa sera. Cantate la Tosca, non è vero? Sì, questa sera canterò la Tosca. Ah. Vedrete un teatro magnifico. Ah. Vi farò avere un palco. Un palco? Ma io non posso venire così. Perché? Mi ci vuole un abito da sera. Ah, già, è vero. Lasciate fare a me. Clara, venite qui, per favore. Ma come va, signore? Buongiorno, signore.
Clara, abbiamo bisogno del vostro aiuto. Del mio aiuto? Sono a vostra disposizione. Dovete fare di lei la donna più bella e più elegante di Roma. Ve la affido. Avete tempo fino a questa sera. Oh, fidatevi di me. Calmati, Annibale, calmati, non ti agitare. No. Ma che cosa dovrei fare, secondo te? Dovrei mettermi a ridere, a scherzare. Ma leggi quello che ha avuto la sfrontatezza di scrivere. Sì. Leggi. Caro Annibale, quando leggerai questa lettera, io sarò già partita. Ti prego di non cercarmi e di stare tranquillo. Lo vedi? Dice di stare tranquillo. Tranquillo! Tranquillo un corno! Sai che cosa vuol dire questo? Vuol dire che Luisa mi tradisce. Ma... sì, che ha un amante e che andata a lui. Oh, che fantasia! E ma esageri! Ah, io esagero. Secondo te io dovrei restarmene qui tranquillamente a fare pillole mentre mia moglie... Sì, il veterinario. Quello l'avveleno. Bene, ci sto anch'io. Buongiorno. Buongiorno. Fatevi il piacere di preparare questa ricetta. E a che ora posso ripassare? Tra 2 ore. Dunque, il vostro malato è guarito? Sì, guarito. Mi sono grato. Del resto è stato curato veramente con amore. Tanti saluti alla signora. E lui? E lui? È andata da lui? Da chi? Dal nostro malato, ma... sì, sì! E mentre tu gli curavi il ginocchio e io preparavo le medicine, loro due... adesso capisco tutto. Prima di partire si sono messi d'accordo. E lei lo ha raggiunto il giorno dopo. Ma non esagerare, ma cosa vai fantasticando? No, non esagero. Non hai sentito cosa ha detto il veterinario? Che è stato curato con amore. Tanti saluti alla signora... lo sanno tutti. Lo sa anche lui. L'unico a non saperlo io... Ah, ma non finisce così. Calma, di Annibale, ma insomma, in nome del cielo, cosa vuoi fare? Voglio fare un macello. Sì, un macello. Parto anch'io, sì. Tra un'ora c'è un treno che parte da Sant'Emura. In mezz'ora sono giù con la bicicletta e questa sera sarò a Roma. No, insomma, aspetta, ragiona un momento. No, non c'è niente da ragionare. Dov'è la sua lettera? Ecco qua. Gliela voglio sbattere in faccia. No. Sono propenato di... No, questa è la ricetta. Eccola lì. Senti, andami io non posso lasciarti partire in queste condizioni. Perché? No. Perché? Si vede dalla faccia? Che sono becco? No, questo no. Del resto, anche se si vede bene in fischio. Non sono mica solo. Ce ne saranno anche degli altri. Ah, questo è vero, sì. Ma insomma, senti, io non posso lasciarti partire così. Tu sei in uno stato di esaltazione pericolosa. Vengo con te. Grazie. Andremo in tandem. Cammino. Oh. Avanti, manca appena un quarto d'ora e ci sono ancora 2 chilometri. Sempre al marito, vada a trovare il signor Gerolamo che sta male. E lui ne rispondeva, vai pure. E diceva tutto, se sapeste quanto è buona e generosa mia moglie, sempre pronta a sacrificarsi per gli altri. Che bel cretino quel marito. Era un marito fiducioso come ce ne sono tanti. E la sera, quando vedeva la moglie ritornare, le chiedeva ansiosamente, come sta il suo Gerolamo? E lei rispondeva con aria fritta, grave, molto grave. E allora il marito gli diceva, stagli vicino, poveretto, stagli vicino perché forse ha bisogno di te. Possibile che ci siano mariti per così? Ce ne sono, se ce ne sono. Ma come, non sei ancora a teatro? Qua ci vado adesso, passavo di qui e allora... E allora hai voluto vederla ancora una volta, è quasi pronta. Dov'è tua moglie? È di là, sta dando gli ultimi tocchi al capolavoro. Clara, c'è qui Carlo. Tu stai commettendo una grossa sciocchezza, caro mio. Ma va. Beh, vuoi che ti aspetti? No, precedimi, vengo subito, conosco la strada. Beh, mi raccomando, non far tardi, lo fammi stare in palpiti, capito? Sì, vengo subito, non mi figurati. Buonasera, Carlo. Ciao, Clara.
Abbiamo compiuto il miracolo. La piccola provinciale è completamente trasformata. È felice? Oh, è più che felice. È come inebriata. Parla, ride, scherza, vive in un'atmosfera di eccitazione febbrile. Mi fa quasi pena. Pena? Perché? Ma come potrà riprendere la sua vita dopo questa parentesi di sogno? Ne rimarranno molti rimpianti. Venite, venite avanti, cara. Accomodatevi. Parlavamo appunto di voi. Ebbene, cosa ve ne pare, eh? Straordinario. Una trasformazione prodigiosa. Mi sento così intimidita. Oh, siete contento di me? Siete stata meravigliosa. Grazie. Scusa, arrivo da qui, ma un momento. Ah, oh, ma c'è bisogno di correre così. Andiamo, andiamo. 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 Bisogna cercarla, bisogna trovarla. Voglio fare un macello. Sì, io siamo d'accordo, farai un macello. Ma prima devi sapere dov'è. Roma non è mica la piazza. No. Oh. E poi per fare un macello ci vuole un certo criterio, ci vuole un programma. Insomma, bisogna ragionare con calma. Ma che calma. Oh. Noi due stiamo parlando qui e per due a tre. Sì, ho capito, ma cosa voglio oramai? Minuto di più, un minuto di meno. Oh. Senti, Annibale, io consiglierei di mangiare un boccone. Ma che boccone? Ti pare che io abbia voglia di andare a mangiare un boccone? Del resto sono sicuro di ritrovarli, eh? Ah, sì, lui è fratello di quel celebre tenore. Aspetta, come si chiama? Ma Carlo Tanzi. Ecco, Carlo Tanzi. Sì. Noi andiamo da lui e lui ci dirà dove si trova il suo fratello. Ecco, questa è la verità. Senti, fammi piacere. Cercalo tu. Io sono talmente nervoso che mi ballano le lettere sotto gli occhi. Bravo. Chissà quanti tanti ci sono a Roma. Fossero anche 10.000, li andremo a scovare tutti, eh? No, guarda, per fortuna sono pochi. Tanti Carlo. Tanti. Ecco qui. Sì, vai. Segnati l'indirizzo. Tanti abita qui, ma non è in casa. Non importa, vorremmo un'informazione. Sapete dirmi dove abita suo fratello? Ah, il fratello. Sì, sì, l'ho segnato qui per respingergli la corrispondenza. Ecco qua, Calle Santa Fe, 1530, Buenos Aires. Buenos Aires? Sì. Ma come se due giorni fa era... A quanto mi risulta, il fratello del signore è a Buenos Aires. No, scusate, ci deve essere un equivoco. Noi volevamo parlare del dottore. Ah, il dottore. Poveretto. Perché? Che gli è successo? È morto. Morto? Morto. E quando è morto? Saranno più di due anni. Ui, giovanotto! Ma ho la faccia da cretino io. Annibale, calma. Lasciami fare. Ci vedo poco chiaro in questa storia dei fratelli. Fatemi parlare col vostro padrone. Ma vi ripeto che il signore non è in casa. È al Teatro Reale dell'Opera. Canta la Tosca. Oh,
500, 300, 150. Ma qui c'è da rovinarsi. Non lo vedi che prezzi? Ma sì, sì, che hai visto. Ma lei certamente deve essere qui a... No, non c'è. E ci sarà anche lui. Annibale, andiamo a mangiare. Anche a mangiare? Guarda piuttosto quali sono i posti che costano meno. Ecco. Il loggione. Con 10 lire per uno ce la caviamo. Beh, no. Oh. Là. Per cortesia, due posti in loggione. Esaurito. Esaurito. Che peccato, eh? Andiamo a mangiare. No, signore, niente affatto. Ma ti pare possibile che in tutto il teatro non debbano esistere due posti? Per cortesia, due posti. Non c'è rimasto che un palco, ma non si vede niente. Come non si vede niente? Ecco qua, è l'ultimo di fianco al quarto ordine. Non lo vendiamo mai appunto per questo. Ma me ne fischio. Cosa si vede? Si vede la sala. Quello che voglio vedere io. Quanto costa? 150 lire. Dammi 150 lire. 150 lire per non vedere niente? Ma sei pazzo? Diamo, non fare l'avaro. Io ho dimenticato di tenere a casa. Dammi 150 lire. Ma non però, che il primo atto è finito. Tanto meglio. Ecco, da qui si vede benissimo, si vede tutta la sala, Lei certamente deve essere qui. Anzi, facciamo una cosa, tu guarda bene tutti i palchi, io guardo la platea, Qua sotto bisognerebbe vedere, ma non si può vedere che Iella, siamo a picco addirittura. Sporgiti un momentino pure te, forse sì, aiutami. Mi sporgo, Annibale. Allora. Caro, la testa pensa che tutto il resto, capisci? Una bella idea. Cosa? Andiamo da te noi. No, ti compromette. Sì! No! Lui certamente deve sapere dove è suo fratello. E chissà che il dottore a quest'ora con Luisa... No, andiamo! Annibale, cosa... Andiamo, cosa vuoi fare? Cosa voglio fare? Un macello! Aspetta, Annibale! Vieni con me, vieni con me! Ma, signor Prati! Scusate, signore. Io sono Annibale Parelli, farmacista balcana. E questo è il dottor Camilini, medico condotto. Noi abbiamo curato vostro fratello che si era fatto male a una gamba. Forse ve l'avrà già detto. Sì, sì, me lo ha detto. Scusate se disturbo, ma noi arriviamo adesso da Valpiana e volevamo parlare con vostro fratello. Mio fratello? Ma veramente, mio fratello è partito. Ah, vabbè. No, non ancora, ma sta per partire. Ma che storia qui? A casa vostra mi hanno detto che è a Buenos Aires. Voi mi dite che sta per partire e due giorni fa era a Valpiana. Scusa, Annibale, è inutile disturbare il signore con queste sciocchezze. Sciocchezze? E tu le chiami sciocchezze? No, sciocchezze così per mezzo. Il signore non può sapere... Ma chi te lo dice? È suo fratello. Nessuno può saperlo meglio di lui. Sentite, signore, voi mi sembrate un gran cuore. Voi siete un artista e tutti gli artisti sono brava gente. È meglio che vi parli apertamente. Ebbene, vostro fratello è partito ieri. E oggi? Oggi mia moglie è scappata. Ma non capisco che relazione... Ah, non capite? Ve lo dico io. Mia moglie è una pazza, un'esaltata. Lui le avrà detto le solite paroline, voi sapete come sono fatte le donne, eh? Si montano subito la testa. A sentir loro sono delle povere vittime, delle sacrificate. E il primo uomo che capita, quello è l'eroe, il salvatore, eh? Proprio così. Mentre l'altro, quello che sta a casa... che lavora, che si sacrifica per loro, un imbecille, un povero imbecille. Ma non esagerare, Annibale. Ha finito che tornerà? Tornerà? Ma che me ne faccio se torno? Ma la moglie non è mica un piccione viaggiatore. Volete venire adesso a salutare tanti? No, no, no. Aspettiamo quest'altro intervallo. Non vorrei disturbare. Come volete. Io devo ritrovare mia moglie. Non abbiate paura, eh? Io non voglio farle del male. Prima sì, eh? Prima io volevo fare un macello. Ma ora basta che me la lasci. Io le voglio bene. Non è colpa mia se non ho saputo dimostrarglielo. Io ho fatto tutto quello che ho potuto. Io ho messo su una casa di cura. Ma che colpa ne ho io se i malati non sono venuti? Se il pianoforte a coda nessuno lo sa suonare, radio grammofono che è un castigo di Dio, i libri, i giornali, le riviste di moda. Ebbene, guardate, io le prometto che lo condurrò tutte le settimane in città. Al teatro, al cinematografo, magari anche ai concerti. Ma io devo riprovare. Io devo impedirle di fare delle sciocchezze. Sì, lo so. Voi forse riderete di me, eh? Si ride sempre di queste disgrazie, ma non importa. Ma se non ritorna, per me è finita, capito? Finita. Ma, scusate, ne siete proprio sicuro? Altro che, se mi ha lasciato una lettera. Questo non significa nulla. Può anche darsi che abbia voluto spaventarvi.
Tornate a casa, date retta a me, tornate a casa. Ma se mia moglie volesse partire, andarsene a Buenos Aires con vostro fratello. Non abbiate paura, parlerò io a mio fratello. Ad ogni modo, egli non farà nulla per turbare la vostra felicità. Ma se non volesse darvi ascolto? Mio fratello fa sempre tutto quello che voglio io. Lo credo. Scusate, sta per cominciare il secondo atto. Devo andare in scena. Quando partirete? Ah, subito. Ci deve essere un treno durante la notte. Ma prima di domani mattina non potremo essere a casa. Buonanotte. E speriamo che sia come voi dite. E scusatemi tanto. Per carità. Sono io che devo chiedervi scusa. Perché? A nome di mio fratello. Ah, diteglielo a vostro fratello, mi raccomando. Annibale, abbiamo speso 150 lire. Vediamo almeno l'opera. Ma che cosa me ne importa a me dell'opera? Io voglio andare subito alla stazione. Non so, come un presentimento. Ma no, senti. Andiamo, andiamo, cammina. Senti, cammina, Annibale. Ma non è possibile che non ci sia un treno prima delle 4. Ma no, ecco qua. L'ultimo treno è partito un quarto d'ora fa. Senti, caro, io direi di andare a dormire e di partire domani mattina col treno delle 8 e 2. Già, per arrivare dopo mezzogiorno. No, 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 niente affatto. Io voglio arrivare domani mattina presto. Ah, ma non vorrei mica aspettare qui tutta la notte. Quattro ore passano presto. Per adesso possiamo andare anche a mangiare. Ah, oh, finalmente, questa è una bella idea. Vedi, Annibale, io cominciamo ad aver paura di morire di fame. Guarda, Annibale, dimentica per un momento tutti i tuoi guai, perché non c'è niente di meglio, credi a me. C'è una buona ciletta per tirare su il morale. Caro, hai appetito? Ecco, allora vieni, andiamo qui al ristorante della stazione. Vieni. Allora, ravioli a ragù e poi pollo arrosto con patatine. No, io invece propongo risotto con funghi. Ecco, l'idea del risotto sorride anche a me. Sì. Guarda, ossobuco alla milanese con risotto. Allora facciamo così. Prima ravioli a ragù e poi ossobuco alla milanese con risotto. Va bene? Cameriere! A proposito, denaro ne hai? Io no. Già te l'ho detto, lo lasciate a casa. Allora siamo freschi. Perché anche tu? Ma caro, ho speso per il posto teatro. Il viaggio. Adesso ti dico quanto mi rimane. 10, 20, 30, 30, 30. Questo codo lungo non conta, è vero? 32, 37. Ma basta! Cameriere! Cameriere! Un momento. E bisogna comprare i biglietti per il ritorno, no? Oh, è vero. Quanto abbiamo speso? 34, 50. 34, 50. Rimangono 2,50. Avete scelto, signori? Sì, no. Questa roba non ci piace. No, no, possiamo fare dei piatti espresso? No, 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 io ho lo stomaco chiuso. Se non già, eh? Avete delle pagnotelle imbottite? Quanto costano? Secondo? Con vitello arrosto 3 lire, con prosciutto 2 lire, con mortadella 1,50. Oh, niente salumi, non è possibile. No, no. Piuttosto senza imbottitura. Ecco, è molto più igienico, vero Annibale? Già. Senza imbottitura. Allora guardate, cameriere, due pagnotelle e grandine, è vero, ben tagliate, con un po' di sale. E allora là, al banco. Al banco, signore. Avete visto? Di là una scena romantica e suggestiva. Di qua, tela, legname, cartapesta. Che peccato. Ma bisognerebbe poter sempre conservare l'illusione. Già, ma allora non bisogna avvicinarsi troppo, restare lontani. Del resto, anche nella vita è così. Venite, i camerini sono da questa parte. Buonasera, buonasera signora. Ciao. Buonasera. È permesso? Accomodatevi, accomodatevi. Prego. Ebbene, quali sono le vostre impressioni? Ah, non so dirvi. Trovo tutto così meraviglioso. Dunque, vi è piaciuta la mia interpretazione della Tosca? Magnifica, incantevole. Infatti, credo di aver raggiunto le più alte vette dell'arte. È vero, Clara? Voi che siete una delle mie più ferventi ammiratrici. Me lo avete detto assai spesso. Sì, sì, senza dubbio, maestro. Un critico illustre ha detto che la mia voce basta alla gloria di una nazione. Forse è un poco esagerato. Voi che ne dite, cara signora? Ma veramente non saprei, maestro. È strano come le donne diventino timide davanti a me. Fanno di tutto per avvicinarmi e quando ci sono riuscite, ammutoliscono. E questo non accade soltanto a voi che siete, scusate, una provinciale, ma anche a delle duchesse, principesse. Io parlo, e dimentico quello che vi sta più a cuore. Che vi sta più a cuore?
Oh, io so indovinare il pensiero delle donne. Voi volete una mia fotografia con autografo, vero? Sì, certo, maestro. Clara, di là ce ne sono parecchie. Vi prego, sceglietene una voi. Sì, vado. Tutte vogliono la fotografia. E si trattasse soltanto della fotografia. Ma ci sono le ammiratrici romantiche, questo è il guaio. No, signor Tanzi. Ecco, queste mi sembrano le migliori. Oh, brava. Come mi preferite? Come Rodolfo? Come Johnson? Come Cavaradossi? Ma non lo so. Per me è lo stesso. Ah, ho capito. Voi mi preferite al naturale. Va bene. Voglio accontentarvi. Clara, venite a darmi un consiglio, per favore. Ma che cosa avete? Perché le parlate così? Perché sono un eroe o un imbecille. Eh? Sapete chi è venuto a parlarmi? Chi? Suo marito. Povero uomo. Mi faceva pena. Mi ha detto delle cose. Avevate ragione voi. Non si può distruggere tutta una vita. Ma allora è per questo che avete preso quell'atteggiamento? Sì. Capisco. Bisogna che torni a casa subito. Diteglielo voi. Vedrete che non sarà più difficile convincerla. Oh, vi assicuro che più antipatico di così non potevate dimostrarvi. Datele la vostra macchina, fatela partire subito. Se state tranquilla, non dubitate, appena finito. Bisogna che il marito, tornando, la ritrovi a casa. State tranquilli. Ecco. Ed ora andate, cara signora, andate. Non vorrei che perdeste uno dei momenti indimenticabili della mia interpretazione. E Lucia alle stelle. Io Tanzi. Ebbene? È partita. Vi ha parlato di me? Cosa ha detto? Nulla. Si è rimesso il suo modesto vestito ed è salita in macchina. Figuratevi che è persino dimenticata la vostra fotografia. Il signore si corica? Sì. Ma ci pensi che stupidi eravamo?
Noi la stavamo cercando a Roma, eh? E lei era qui. No. E pensare che è stato proprio quel bravo uomo del tenore a consigliarci di tornare. Se no saremmo ancora là a cercarla. Oh, ma sapete che voleva fare un macello? Ah, sì, eh. Un macello. Ma non ne parliamo più. Mettiamo un disco. Gente in farmacia. Scusa tanto, vengo subito. Eh? Voi! Ma sbaglio! Ma scusate, sbaglio! Ma voi siete il medico o il tenore? Il tenore, non vi ricordate? Ci siamo conosciuti al Teatro Reale dell'Opera, in camerino. Già, già, il tenore. Sono proprio contento di vedervi. Avete fatto bene di venirmi a trovare, signor. Vi ricordate mia moglie? Ebbene, era proprio come avevate supposto voi. L'ho trovata a casa. Ah, sì, poverina. Ma non si era mossa. Ah, no? Ma che? Si era divertita così a farmi paura. Le donne, le donne. Vedete su, voglio farvela con moglie. Oh, no, cosa c'è? Signor Annibale, avrei bisogno di qualche cosa per sì, una... di carbonato di soda, tieni, 6 soldi. Vai, vai, venite, venite, a che pensate? Penso che i sogni sono sogni e che la vita è un'altra cosa. Venite, accomodatevi. Luisa, permetti? Ti presento il tenore Tanzi, il celebre tenore Tanzi, il fratello di quel signore che era qui da noi, dottor Camillini. Ma già lo conoscete, eravamo insieme in teatro. Molto lieto di conoscervi, signora. Mio fratello mi ha parlato di voi. Mi ha incaricato di dirvi che ricorderà sempre tutte le premure che gli avete usato durante il suo soggiorno a Villa Igea. Grazie. Ma vostro fratello è partito? Sì, per Buenos Aires. Da quando ritorna? Non tornerà mai più. E della nostra casa di salute? Delle nostre acque miracolose? Che vi ha detto? Mi ha detto tutto il bene che meritano. Anzi, ho qui una fotografia per voi. Una fotografia vostra? Sì, con 2 righe di dedica. 2 parole per Villa Igea. Potete servirvene per la vostra pubblicità. Grazie. Oh, annunziate che darò un concerto il giorno dell'inaugurazione. Quel giorno che fuggite pure tu, per la donna amata va ritrovata.